Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti alla puntata numero 6 del nostro percorso Trading Consapevole, questa sorta di corso, percorso, insomma chiamiamolo come vogliamo, volto a prendervi per mano e accompagnarvi dalle basi, quindi da zero, fino alla completa autonomia e appunto consapevolezza nella creazione e gestione nel tempo di una strategia di trading che sia profittevole sul lungo periodo e non soltanto finché ci va di fortuna e finché il mercato va come ci immaginavamo, perché dovremmo ormai averlo capito: il trading non si tratta di prevedere quello che accadrà, ma si tratta di gestire diversi scenari, diverse ipotesi e pesarli l'uno con l'altro, gestire il rischio e gestire posizioni diverse nel tempo, per l'appunto, prevedendo sempre che ci potremmo anche sbagliare. Ed è proprio su quest'ultimo importantissimo concetto che si basa la puntata di oggi, ovvero parliamo di stop loss. Stop loss è quella tipologia di ordine che ci permette di tagliare le perdite, come dice il nome stesso, e pertanto ci fa dire: no, se succede questo, ho sbagliato, chiudo la mia posizione in perdita, cosa che dobbiamo essere in grado di fare, perché lo stop loss è la colonna portante di qualsiasi strategia di trading, in quanto ci permette innanzitutto di limitare le perdite e inoltre ci permette di dire quanto andiamo a rischiare, o meglio, quanto deve muoversi il mercato per farci perdere quello che abbiamo rischiato, e in base ad esso poi costruiamo anche il possibile profitto, andiamo a valutare la bontà di una posizione e soprattutto riusciamo a valutare la performance nel tempo, motivo per cui lo stop loss nel trading è davvero imprescindibile. Oggi toccheremo diversi aspetti legati allo stop loss, partendo ovviamente da che cos'è, come lo si utilizza, come ha senso gestirlo a seconda delle tipologie di posizione. Facciamo anche un po' di un cenno dello stop loss nelle posizioni più di lungo termine, magari anche nell'holding, se si può includere un'idea di stop loss. Insomma, divaghiamo anche un po' dal mero trading e cerco appunto di farvi capire il senso dello stop loss, e spero che uscirete da questa puntata dicendo: ah caspita, allora lo devo proprio usare per questi motivi. Insomma, detto questo, vi ricordo che se vi siete persi le altre puntate, soprattutto quella sul rischio che è strettamente legata a questa sullo stop loss, vi lascio qua in alto a destra un link che vi rimanda alla playlist ordinata di tutte le puntate di Trading Consapevole. Vi consiglio di vederle, anche se magari siete già esperti, ripetita Juvent, dicono. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, cliccando anche la campanellina. Se apprezzate i miei video, i miei contenuti, oggi l'ho detto in ordine inverso, lasciatemi cortesemente un like, questo è davvero un lavorone, ci sto dedicando tanto tempo e mi piacerebbe vederlo apprezzato, e iscrivetevi su tutti i miei canali social che trovate in descrizione. E parliamo di stop loss. Stop loss, istruzioni per l'uso. È proprio questo il titolo della puntata di oggi, volta a farvi capire, insomma, come si utilizza lo stop loss. Quindi, qual è la sua ragion d'essere, innanzitutto? Quindi, perché va implementato in qualsiasi strategia di trading e in qualsiasi posizione? E in seguito andiamo a contestualizzarlo magari in diverse tipologie di posizioni. Quindi vediamo il thinking process dal quale deve uscirne, come lo posiziona, a che prezzo lo posiziono, andare a capire se la posizione in toto, una volta definito lo stop loss e il take profit, ha ancora senso oppure no, e se c'è da modificare qualcosa. Andiamo a fare qualche cenno del posizionamento dello stop loss anche in posizioni di lungo periodo, quindi non solo i trade speculativi di breve, ma anche posizioni quasi di holding o di accumulazione, e infine qualche trucchetto per posizionarlo al meglio senza farselo mangiare involontariamente. Come scritto in questa didascalia, lo stop loss permette di tagliare una delle poche cose che nel trading si possono controllare, che sono le perdite, e sulle cose controllabili occorre costruire le strategie. Quindi bisogna partire dai parametri che si possono gestire, gestirli per l'appunto in modo intelligente, e da lì sviluppare una strategia che nel tempo possa risultare profittevole, quindi riuscendo a capire, in base a come modifichiamo questi parametri, l'esito, l'outcome della strategia stessa. Iniziamo a dire semplicemente che cos'è lo stop loss. Allora, lo stop loss è una tipologia di ordine, lo stop order, che abbiamo già visto nella puntata dove abbiamo descritto in breve gli ordini, e in particolare questo deve essere attivato su condizione, quindi quando il mercato va a confutare lo scenario che io avevo immaginato e sul quale ho basato la mia posizione, ok? Quindi io
Quando vedo un setup sul quale aprire una posizione, long o short che sia, dico questa posizione è valida fin tanto che non accade questo. Se accade questa cosa, la posizione è negata, è confutata. Ci sono diversi metodi ovviamente di posizionamento di stop loss e tra poco li andiamo a vedere in breve. Quello più classico è se il mercato raggiunge questo prezzo, che è contrario ovviamente al movimento del mercato sul quale si basa la mia posizione, mi sono sbagliato, chiudo baracca e burattini in perdita, incasso la perdita e vado avanti. Ovviamente in base alla posizione long o short che sia, lo stop loss sarà uno stop sell se la posizione è long, ovviamente un long è un acquisto, quindi dovrò vendere in perdita. Uno stop buy invece se ho aperto una posizione short, proprio perché una posizione short è una vendita allo scoperto e dovrò ricomprare un po' più in alto e pertanto con un profitto negativo ho una perdita, che dir si voglia. Conviene sempre, ove possibile, chiaramente se l'exchange lo permette, utilizzare un market order come stop loss per essere sicuri della sua esecuzione, perché lo stop limit a volte, se il limit price è insomma leggermente diverso dallo stop price, c'è il rischio nel caso di dump molto marcato che non venga eseguito. Quindi, se l'exchange permette di utilizzare soltanto lo stop limit, conviene impostare il limit price in modo da farlo diventare market, quindi che si sovrapponga fondamentalmente ai prezzi dell'order book. Ora che abbiamo capito meramente, proprio al più basso del livello, che cos'è lo stop loss, andiamo a capire perché va utilizzato, che è proprio il cuore della puntata di oggi. Non deve esistere trade senza stop loss, questo bisogna imprimerselo a fuoco dappertutto. Per quale ragione? Perché, come abbiamo detto nelle scorse puntate, in particolare questa puntata si lega molto a quella sul rischio, quindi vi consiglio, se ve la siete persa, di darci un'occhiata in quanto è la base sul quale poi aggiungere le nozioni di oggi. Non essendoci certezze sul futuro, in quanto non mi stancherò mai di ripeterlo, il trading non vuol dire prevedere il futuro, vuol dire gestire delle probabilità. Non essendoci certezze di nessun tipo, occorre sempre essere pronti a dire mi sono sbagliato. Quindi, nel momento in cui io ipotizzo una posizione e la apro, oppure la metto comunque, apro l'ordine, devo anche già sapere in che caso quella posizione è errata. Quindi, se io apro una posizione long, per dire, devo già avere in mente quanto deve scendere il prezzo per farmi dire no, ho sbagliato, non si è verificato l'outcome previsto, l'esito previsto. E quello sarà proprio il livello che mi deve dire metti qua lo stop loss. Un trade senza stop loss è un trade neanche pianificato a metà, non pianificato proprio. Perché? Perché significa che io compro dicendo ma sì, secondo me sale, però non è che dico poi quanto vado a rischiare, quanto devo perdere per chiudere, per definire la posizione in perdita. Ecco, è una cosa buttata a caso. Quindi, cosa succede se non metto lo stop loss? Perché mi incasina completamente la strategia? Anzi, non è neanche una strategia, è davvero fatto a caso. Perché, innanzitutto, decade il concetto di capitale a rischio, ovvero io non so più quanto sto rischiando in quella posizione lì. Non posso più calcolare quindi il risk to reward ratio, perché dico, ma sì, io apro la posizione, però non sapendo quando chiuderla in perdita e quindi quanto perderò nel caso in cui la posizione vada male, io non posso neanche più dire quanto in funzione del capitale rischiato posso guadagnare se mi va in profitto. Inoltre, può portare a due casi: o un drawdown esagerato, quindi se io vado all-in a caso senza mettere lo stop loss e il mercato inizia ad andare in downtrend, e allora io lo guardo scendere e vedo il mio capitale prosciugarsi. Oppure minimizzare il profitto, perché come vedremo tra poco, non mettere lo stop loss equivale a mettere lo stop loss a zero. Effettivamente, se ci pensate, è identica la cosa. E quindi, se calcolate il risk to reward ratio di ad esempio, che ne so, un long oggi su Bitcoin, che è a 9.500 più o meno, con stop loss a zero, capite che per avere un risk to reward ratio di 1, di 2, scusa, no, sì, di 1, l'asset deve fare per 2. Quindi vi sembra sensata come cosa? A me assolutamente no, a meno che non la si contestualizzi in una precisa situazione che tra poco vedremo, insomma. E infine non è valutabile. Quindi trading e assenza di stop loss sono due cose che non possono coesistere. Ok, quindi io già so cosa state pensando, state dicendo ma sì, ma se io voglio fare holding non metto lo stop loss, ma se faccio posizioni di lungo periodo non devo mettere lo stop loss. Questa è una cosa su cui ci concentreremo molto perché ci sono tanti luoghi comuni che possono dirottare il corretto pensiero e la corretta concezione poi della posizione, quindi vale la pena soffermarci sopra.
Nelle operazioni non speculative, per l'appunto accumulazione, long term, eccetera, deve comunque esistere una condizione di chiusura in perdita. E tra poco andiamo a, proprio a sviscerare tutte le varie possibilità, ok? Quindi mettiamo un attimo in pausa il discorso delle operazioni long term e accumulative e lo riprendiamo tra pochi minuti, perché prima voglio introdurre le diverse tipologie di stop loss principali, ovviamente. Quindi lo stop loss classico, quello che abbiamo detto all'inizio, ovvero io piazzo il mio ordine di chiusura, il mio stop loss, ad un certo prezzo. Quindi io apro la posizione e dico: se il prezzo in un qualsiasi momento arriva a quel livello lì, chiudi in perdita e via. Ok? Quindi questo è il più basico di tutti. Stop loss dopo il candle close, cosa significa? Significa che lo stop loss lo devo mettere io a mano, quindi devo seguire sempre il mercato oppure avere un'automazione, un bot che lo faccia per me, e chiudere la posizione in perdita soltanto se la candela, se una candela di un preciso time frame che io devo sapere, chiude sotto il prezzo predefinito. Quindi la differenza con lo stop loss classico, che appena il market price, quindi appena il prezzo a cui viene scambiato l'asset, raggiunge lo stop price, evade l'ordine e chiude la posizione. In questo caso, se cioè la posizione viene chiusa soltanto se la chiusura della candela conferma l'aver varcato il prezzo definito come stop price. Quindi ho un pro e un contro, ovviamente. Il pro è che mi protegge magari dagli impulsi improvvisi. Capita milioni di volte che il prezzo ha uno spike, poi ritorna subito in alto, perché magari c'è il fenomeno dello stop hunting, quindi viene manipolato proprio per far scattare gli stop loss dei poveri ignari e poi subito ritorna nell'altra direzione. E quindi se uno ha uno stop loss classico, se lo vede scattare, poi vede il mercato andare dall'altra parte, non è bello, fidatevi. Quindi questo mi protegge da queste situazioni, facendomi chiudere la posizione soltanto se la candela chiude sotto allo stop price. Di contro, ovviamente, mi cambia un po' il capitale a rischio, perché io non posso sapere a priori quanto la candela chiude sotto allo stop price nel caso in cui lo faccia. Quindi immaginiamoci una sfiga immane, che ne so io, che c'è un dump e io aspetto la chiusura della candela, ma mentre aspetto che la candela chiuda mi dampa di un altro 10%. Nelle cripto tutto è possibile, quindi devo tenere in conto questa cosa nel calcolo del capitale a rischio. Solitamente si aggiunge magari una percentuale stimata, ovviamente, allo stop price inserito, dicendo: ma facciamo un più o meno 5% oltre a quello, per dire che se non chiuderò esattamente lì, alla peggio, nella maggioranza dei casi, magari si fa un piccolo studio statistico, sarà il tot per cento sotto. E quindi nel calcolare il capitale a rischio valuto il worst case scenario, quindi il peggior dump immaginabile statisticamente. Infine ho il trailing stop, che è uno stop loss mobile, tra virgolette. Cosa significa? Significa che io apro la posizione e scelgo il mio stop loss di partenza. Dopodiché, se la posizione si evolve in profitto, quindi se segue il setup sulla quale è stata designata, io posso spostare lo stop loss seguendo la posizione che si evolve, e quindi non ha senso lasciarlo al punto di partenza. Magari viene tracciato un minimo più alto, un higher low, io sposto lo stop loss sopra al prossimo higher low, e così facendo preservo sempre di più la posizione andando a minimizzare il rischio. Il pro è proprio questo, che la posizione è ottimizzata, andrebbe sempre utilizzato il trailing stop. Può essere o automatico o manuale. Automatico nel senso che l'exchange da solo mi tiene lo stop un tot di dollari sotto al prezzo di mercato e poi non lo abbassa più, nel senso che se il prezzo scende e arriva allo stop mi scatta, se invece il prezzo sale lo stop lo segue. Non è il massimo questo, infatti secondo me andrebbe fatto manualmente, proprio per spostarlo sotto ai nuovi minimi o sopra ai nuovi massimi decrescenti se sono short, e per gestire attivamente la posizione. È come dire: in ogni momento io adesso dove lo metterei lo stop se entrassi adesso? E quella è l'evoluzione, appunto, in itinere dello stop loss. Magari dedicheremo un video a parte alla gestione del trailing stop, tuttavia è una pratica che consiglio assolutamente, però ovviamente richiede una gestione attiva della posizione, devo controllarla periodicamente e modificare a mano lo stop loss in base all'andamento del mercato. Ecco, ora torniamo, visto che abbiamo capito in che modo impostare gli stop loss, vari modi, non solo quello classico, andiamo a capire come integrare lo stop loss col discorso long term, accumulazione e holding. Nel caso di posizioni speculative, questo l'abbiamo capito, è d'obbligo
posizionare comunque lo stop loss, perché io ricado comunque nel trading, quindi che siano operazioni anche di lungo termine, devo comunque avere lo stop loss, quindi lo calcolerò ovviamente non sul giornaliero, non sulle 4 ore, ma su time frame più ampi, sul settimanale, sul mensile. Però devo seguire i trend, devo seguire i setup e quindi non ha senso non utilizzare lo stop loss. Nel caso di posizioni, ecco qui le ho virgolettate e le ho definite amatoriali, ma non nel senso dispregiativo, ma nel senso non da trader professionista, quindi posizioni più rilassate, diciamo così, occorre tenere conto di alcune cose, quindi cerchiamo di capire cosa stiamo facendo se prendiamo alcune decisioni. Se io decido di non mettere nessuno stop loss, quindi io mi definisco holder, vuol dire che sono potenzialmente disposto a perdere tutto. Immaginiamoci sempre il peggiore dei casi, lo so che è quello che cerchiamo di escludere quando apriamo la posizione, però immaginiamocelo, perché è tanto probabile quanto il migliore, ok? Bisogna imparare a ragionare così, cercare di eliminare qualsiasi bias per razionalizzare i casi, ecco, tutta la forbice di casi. Quindi io sono potenzialmente disposto a perdere tutto, è come mettere lo stop loss a zero, ok? È la stessa identica cosa, significa che io chiudo la posizione in perdita soltanto se va a zero. Se Bitcoin va a zero ho perso tutto, altrimenti holdo. Capitale a rischio 100% della posizione, chiaramente, perché tutto ciò che metto, tutto ciò che utilizzo per acquistare Bitcoin, per holdare, è il mio capitale a rischio, perché se va a zero perdo tutto. Il risk reward della posizione diventa 1 se l'asset fa per 2, quindi capite bene che il risk to reward ratio non è alto, non può essere alto per definizione, perché l'holding è una posizione di investimento, scommessa, chiamiamola come vogliamo, però ovviamente io se apro una posizione di holding, cioè ci sono molte persone che pensano di diventare ricche magari comprando 100 euro di Bitcoin e holdandole. Questo sì, può succedere se fa per 1000 magari, e allora tu millupliche il tuo capitale, però se l'asset fa per 2, quindi se da 9500 arriva a 19000, allora i tuoi 100 euro diventano 200, capito che non è che si fanno i milioni così. E quindi insomma bisogna capire che l'holding è questo, può avere senso, ovviamente sì, però bisogna capire quello che si sta facendo. Sono disposto a perdere x% significa che metto uno stop loss virtuale tra virgolette a meno x%, però deve tradursi in quello, non che poi quando arriva lì che scende dico ma no, sono disposto a perdere ancora un po', ma no, e poi impazzisco perché dicevo ma non me l'aspettavo, allora si inizia a inveire contro i grafici, contro qualsiasi cosa. E poi si dice che il Bitcoin è una truffa. Acquisto e tra X anni vedo che cosa succede, equivale a non mettere lo stop loss. Ecco, questo significa comunque non mettere lo stop loss, perché tra qui e X anni potrebbe succedere qualsiasi cosa. Ok? Quindi razionalizziamo queste tipiche frasi. Sono holder significa che ho lo stop loss a zero, capitale a rischio totale. Sono disposto a perdere x%, è come dire metto lo stop loss lì. Acquisto e tra un tot di anni vedo che succede, è come non mettere proprio lo stop loss e quindi metterlo a zero, è la medesima cosa, ok? Quindi da qui decorre questa domanda tipica, classica: trading o holding, cosa devo fare, cosa voglio fare, cosa conviene fare? Allora, cosa conviene fare non è un tema che intendo disquisire oggi perché è davvero ampio. Ha senso fare holding in certe condizioni, ha senso fare trading in altre, dipende dai propri obiettivi, dal proprio capitale, dal proprio portafoglio, da un'infinità di fattori che non tratteremo oggi. Comunque razionalizziamo, e quello che vorrei evitare è che le persone magari partano dicendo voglio fare trading e poi vedono di non essere in grado, allora lasciano aperte le posizioni dicendo faccio holding. No, questo è un errore, qua si ricade nelle dissonanze cognitive che abbiamo visto nella puntata sull'emotività. Quindi non trasformiamo una cosa in un'altra, partiamo con le idee molto chiare. Se facciamo holding è come dire che eseguiamo una sola posizione con stop loss a zero, entry, prezzo medio da acquisto, se io faccio cost averaging, che è una cosa molto saggia, il size è uguale al capitale a rischio, quindi se io apro una posizione di $1000, $1000 è il capitale a rischio, perché lo stop loss è a zero, e il take profit ovviamente non lo conosco a prescindere, quindi anche lì devo avere una politica di uscita, dire che ne so, io voglio investire per 5 anni, oppure magari io intanto seguo i fondamentali di Bitcoin finché li considero buoni, io rimango dentro, insomma, devo avere comunque
comunque una strategia di uscita. Certamente non ha senso valutarla in base ai parametri del trading, come avete visto, perché non si conosce il take profit a priori, il capitale a rischio è totale, il risk reward ratio è bassissimo e pertanto insomma gli unici casi di reale guadagno nell'holding sono casi estremi, ok, in cui l'asset fa per 100, per 1000 e cose di questo tipo. Infatti l'holding è basato su ipotesi di apprezzamento dell'asset nel tempo. Ovviamente gli holder non sono soltanto quelli che vogliono scommettere sul per 1000. Se uno ha 1 milione di euro e vuole aprire una posizione di holding in Bitcoin perché pensa che l'asset si può apprezzare, ovviamente se farà il più 10% lui avrà guadagnato 100.000 euro, che non è una brutta cifra, però attenzione che in quel caso lì ci si espone anche a una perdita notevole, quindi rischio e potenziale profitto vanno sempre a braccetto, come ben capite. In questo caso è meno stressante del trading perché comunque si apre una singola posizione, quindi molti si rifugiano nell'holding proprio perché non sono in grado di gestire lo stress del trading e poi adducono come giustificazione il fatto che il trading non funziona, che holdare è meglio, eccetera eccetera. Però non sono affermazioni corrette, cioè sono tutte e due pratiche sensate ma da contestualizzare nella maniera corretta. L'unica cosa oggettiva è che l'holding ha minor potenziale, per quello che abbiamo visto prima, è un'unica posizione, quindi non sfrutta i trend, non sfrutta le fasi di recessione, ci sono meno opzioni di sfruttamento delle posizioni proprio perché è una posizione unica, quindi non posso fare hedging, non posso andare ad aprire più posizioni contemporaneamente, è un allocare parte di un portafoglio a un asset, punto, finito lì. Quello significa detenere a portafoglio un qualcosa, che è una cosa che, ripeto, ha senso, non è da demonizzare, però non è l'unica via, bisogna capire quello che si vuole e gestirlo di conseguenza. Questo è stato un piccolo off topic dallo stop loss, però ha senso andare a leggere l'holding anche un po' in termini di trading per capire che cosa vuol dire davvero holdare. Adesso torniamo al nostro stop loss e facciamo un bel flusso, un thinking process, come piace definirlo a me. Quindi come ragiono io per andare a posizionare lo stop loss? Numero uno, definire il setup. Quindi io perché sto aprendo questa posizione? Qual è la ragione? Quale setup ho trovato? Che ne so io, breakout retest piuttosto che setup anticipatore, che mi aspetto un breakdown per vari motivi. Insomma, devo capire che setup sto seguendo. Seconda cosa, quindi in base al setup, definire lo stop loss. È subito dopo il setup. Quindi io a che prezzo il setup è negato? Quindi che ne so io, sto optando su un breakout retest. Lo stop loss dove lo metto? Magari nel minimo appena prima al breakout, quindi lascio un po' di spazio per evitare di farmi scattare lo stop loss dalle fluttuazioni involontariamente, però posso dire che se il prezzo ovviamente torna sotto alla resistenza che pensavo avesse rotto e addirittura fa un nuovo minimo, direi che è sufficiente per dire mi sono sbagliato. Terza cosa, definizione del take profit, quindi del target di profitto. Una volta che l'ho definito, lo confronto con lo stop loss e guardo quanto sono lontani dall'entry, take profit e stop loss, e calcolo quello che si chiama risk to reward ratio, che abbiamo già visto nella puntata sul rischio. Infine valuto, quindi dico, allora, il quadro com'è? Va bene? Il risk to reward ratio è buono? L'insieme della posizione è sensato? O magari lo stop loss è troppo largo, troppo stretto rispetto al take profit? Quindi posso o ricalcolare la posizione, ad esempio su un time frame più breve, se mi rendo conto che su un time frame ampio lo stop loss è troppo largo e quindi il risk to reward è troppo basso, oppure addirittura dire no, stavolta anche se il setup è buono, le condizioni al contorno non sono altrettanto buone e la posizione è cassata. Facciamo un esempio, cosa ne dite? Guardate, ho preso il grafico di oggi di Bitcoin e ho supposto un setup anticipatore. Guardate, qua ho scritto il thinking process, quindi punto primo, setup, congestione sopra un supporto già testato, quindi vedete che stiamo accumulando qua sopra, in presenza di lower highs, quindi vedete high, lower high, lower high, lower high, lower high, accumulazione qua sopra se di un supporto già testato più volte, quindi è un'anticipazione di breakdown, mi aspetto un breakdown, però appunto lo sto anticipando, questo aumenta il rischio di posizione come avevamo già visto, però aumenta il potenziale profitto della posizione stessa, perché se la apro, vedete qua in anticipo rispetto a dopo il breakdown, che ovviamente potrei fare breakdown e retest, quindi dovrei aprirla un po' sotto al supporto rotto, vedete che c'ho questo intervallo qui che mi vado a guadagnare in più, di contro aumento il rischio di posizione. Comunque, numero 2, stop loss. Quando è che il mio setup viene negato? Allora, su un time frame giornaliero, vedete, daily, ho deciso di mettere lo stop loss sopra, vedete, a questo top, questo ultimo top, questo high, in modo da dire se
il prezzo dovesse andare invece verso l'alto e rompere quindi la downtrend line e creare addirittura un higher high, è un buon motivo per dire che il setup è confutato. Take profit invece, vedete, io vado a vedere di solito la cosiddetta first trouble area, quindi la prima zona di supporto, resistenza, a seconda della posizione. In questo caso supporto. Quindi il primo supporto sottostante è qua, vedete, in corrispondenza di questo vecchio top. Quindi l'ultima cosa da fare è analizzare la posizione. Allora abbiamo detto che il take profit è qua, lo stop loss è qua sopra, il risk to reward ratio è 0,9 e per una posizione anticipatrice direi che è alquanto pessimo, perché già ho un rischio di posizione alto, se ci metto anche un risk to reward ratio basso apro una posizione assolutamente sbilanciata. Quindi cosa potrei fare? Cassare la posizione oppure ricalcolarla su un eventuale time frame più breve. Quindi se io ad esempio fossi andato, che ne so, sulle 4 ore, avrei potuto mettere lo stop loss, vedete, qua sopra questo wick, abbassandolo e mettendolo, vedete, qua sopra questo ultimo wick. Questo ovviamente aumenta ancora il rischio di posizione, però quantomeno mi garantisce un risk to reward ratio molto maggiore, quindi potrei decidere di aprire una posizione lì, magari con un capitale a rischio più basso, visto il rischio di posizione maggiore, oppure dire passo alla prossima. Ultima cosa, ora che forse abbiamo un po' un quadro abbastanza chiaro sullo stop loss, qualche trucchetto per come posizionarlo, qualche pro tip. Quindi, prima cosa, attenzione allo stop hunting, quindi evitare di posizionare stop loss su zone ovvie, corrispondenti a supporti e resistenza appena sopra sotto. Quindi, tornando al caso di prima, vedete che ho lasciato un po' di respiro. Solitamente più respiro si lascia e più ci si tutela dallo stop hunting, però di contro ovviamente si allarga lo stop loss, c'è da trovare un po' il giusto mezzo. Numero 2, si può frammentare lo stop loss in più ordini. Cosa significa? Significa che qua, ad esempio, anziché mettere un unico stop loss qui, avrei potuto metterne magari uno qua sopra ed uno lì, in modo da mediare anche l'uscita in perdita. Ok? Questo ovviamente mi deve cambiare il calcolo, quindi devo tenerne conto nel calcolo del capitale a rischio, e però è una pratica che può essere assolutamente comoda e intelligente. Punto 3. Qualora ci siano candele che hanno shadows molto lunghe in vicinanza, mettere lo stop loss sempre oltre le shadows stesse, questo per prevenire lo stop hunting, come in questo caso, vedete? Qui abbiamo le shadows lunghe, quindi io l'ho messo sopra le shadows, non sopra alla chiusura, perché altrimenti sono a maggior rischio di stop hunting, in quanto l'order book qua è poco popolato, c'è poca liquidità ed è facile che il prezzo ci finisca dentro. Ultima cosa, più il time frame è ridotto, più respiro conviene lasciare tra pezzo effettivo e stop loss. Per respiro intendo sempre, vedete, questa distanza tra il prezzo su cui calcolo lo stop loss e lo stop loss effettivo, e il mio consiglio è che se utilizzo un time frame ridotto, che può essere un'ora, 4 ore, 2 ore, insomma un intraday, il respiro deve aumentare un po', perché altrimenti, e lo sapete sicuramente meglio di me se fate trading intraday, si vede praticamente ogni giorno degli spari che poi vengono subito confutati, quindi shadows lunghissime da tutte e due le parti che ci fanno scattare stop loss come birilli, e non vogliamo che accada. Che dire, questo è quanto per oggi, vi ringrazio per l'attenzione, se volete sostenere il canale, visto che io pubblico sempre tutti i contenuti gratuitamente e sempre così sarà, potete usare i miei referral link che vi lascio sia in questa slide sia nel primo commento in descrizione, quindi se vi va di utilizzarli per iscrivervi agli exchange o per acquistare un Ledger Nano se lo state cercando, se volete holdare, ora che avete capito cosa vuol dire holdare, mi fate un grosso piacere, vi ringrazio di cuore. Sentitevi liberi di condividere il mio lavoro con chi volete, ricordandovi soltanto di citarmi. Che dire, vi ringrazio di nuovo per l'attenzione, ci vediamo alla prossima settimana con la puntata numero 7. Di mano in mano stiamo colmando tutti i possibili concetti da tirare fuori e poi finalmente passiamo all'operatività, che so che è la cosa che volete di più. Buona serata a tutti quanti e a mercoledì prossimo.